secondo KO di fila senza attenuanti. La Seco cede nettamente al fortissimo Cuneo, anche se nella seconda frazione gli ortonesi hanno lottato e come, prima conducendo, poi costeggiando i piemontesi fino al 22-20. Ma c'è un dato che, insieme con altri, parla chiaramente. Alla voce battute errate leggiamo 4 dei locali, ben 15 degli abruzzesi. Pazzesco. A un sestetto corazzata come quello di mister Serniotti non puoi permetterti di regalare nemmeno le briciole, figuriamoci la bellezza di 15 punti contro solo 4 incassati. Ma peccato, il povero mister Lanci stavolta le ha provate tutte, inserendo a rotazioni tre centrali, ma anche l'opposto Buffon invece di uno scarico non era mai successo Sant'Angelo. Niente da fare, i parziali pesanti parlano di una gara segnata e allora bisognerà concentrarsi sulle prossime con 2 turni interni intervallati, Portovire e Lagonegro, da cui cavar punti a tutti i costi. E prima della pausa da calendario, la trasferta di Siena, scontro diretto che potrebbe risultare decisivo. Di nuovo fermato dal Covid avversario, l'Abba Pineto conserva la vetta in attesa degli altrui, suo compreso, recuperi, ma la testa è al nuovo allenatore subentrante a Rovellini esonerato e alla Coppa Italia in programma domani, mercoledì alle 20:30 al Pala Santa Maria contro il Belluno, turno secco. Ripreso in parte il torneo di A2 femminile, in campo anche l'Altino che perde di nuovo, ma sul parquet della capolista solitaria Macerata, con l'esordio in regia della Gatto e contro l'amata ex Irene Ricci. Prevedibile il 3-0, ma la formazione del Press Papa non è affatto dispiaciuta, tenendo testa a tratti alle qualificatissime marchigiane. Un segnale prezioso in vista non solo di una trasferta da cui poter riportare punti a Ragona, ma anche di 2 recuperi interni, valore delle avversarie a parte. Magari sono solo sensazioni, ma prima o poi.